Ciao, sono Duke e quest'oggi vi andrò a parlare principalmente della Aston Martin e della stagione 4 su Rocket League. Allora, partiamo dall'Aston Martin. La macchina è stata fabbricata ovviamente in Gran Bretagna nel 1963 e subito dopo, nel 1964, è apparsa nel film di appunto 007 Goldfinger, interpretato da Sean Connery. Fino ad allora la macchina ha avuto momenti alti, momenti bassi, però il suo momento più di punta l'ha avuto con l'ultimo, diciamo per così dire, poi non so se sono usciti altri film nel frattempo. Possiamo dire che l'ultimo James Bond che ha usato molto questa macchina è stato Daniel Craig, e la macchina ovviamente ha fatto l'ultima apparizione nel film Spectre del 2015. Ah, e ovviamente la macchina può raggiungere una velocità di 240 km, che per essere appunto una macchina d'epoca non è affatto male, considerando che è degli anni 60. Comunque, tornando a Rocket, la macchina può sembrare strano, ma ha delle hitbox dell'Octane. Questa cosa mi ha stupito perché io pensavo sempre che aveva quelle della Dominus, perché effettivamente, se vedete, sono uguali. L'Octane è molto più alta. Se io adesso metto lo spoiler esattamente allineato lì, cioè, non c'entra niente questa cosa, e infatti è molto strano. Però va bene, io mi fido delle informazioni che danno gli sviluppatori sulle loro macchine. Allora, la macchina la potevate comprare durante la stagione 3, e la macchina la potete personalizzare o con questa sfumatura, che poi ovviamente cambia a seconda del colore della squadra. Oppure potete mettere appunto la real life, che dovrebbe essere appunto la vita reale, quindi la macchina senza alcun tipo di colore. Ovviamente non è personalizzabile, sono il turbo, le cose. Ah, comunque bello. E qui mi ero dimenticato di avere ancora i fiori. E niente, questo principalmente dalla macchina è tutto. Ovviamente poi l'andremo a provare, oppure facciamolo adesso. Training, F3, ok. Maronna, questa telecamera incredibile, impressionante. Tra l'altro, guardate il mio pad che tranquillamente se ne va. Ho ancora il pad sfondato. Non posso farci niente. Non lo so perché, cioè, a me sembra più Dominus, infatti mi sembra strano. Però durante il video ovviamente vi metterò quello che c'è effettivamente scritto. Bah, sembra proprio strano. Ovviamente io non riuscirò mai a fare una girata, anche perché questo pad è impossibile. Autogol, giusto per gradire. Comunque, vedete, questa è effettivamente la vera Aston Martin in ogni suo minimo dettaglio. Se la andiamo a rigirare, è anche abbastanza accurata, cioè non ho mai visto dei tubi, delle marmitte così in vista. Credo sia la prima volta che vedo una tubatura del genere. Ok, vabbè, dai, la macchina alla fine si comporta bene, come detto è un Octane. Sembra un mix comunque fra Dominus e Octane, perché mi sembra strano. Comunque dai, la macchina è abbastanza caruccia e tutto quanto. Certo, io continuo a ripetere che non vale il prezzo, almeno che non siete proprio dei fan, o del film, o proprio di Rocket in generale. Non lo so. È una macchina, in fondo dei conti, ne potete avere tranquillamente un sacco tramite il pass. Comunque anche il gioco non è che ne è sprovvisto. Certo, è comunque un marchio ufficiale. Ma sinceramente non lo so, dagli 8 agli 11 euro per una macchina è una decolmania che letteralmente non cambia nulla, non è nemmeno personalizzabile. A me queste cose non mi sono mai piaciute. Comunque, adesso andiamo a parlare di quello che è il Rocket Pass. Quindi, per chi ancora non ha potuto vederlo perché magari sta in vacanza o non può accedere a Rocket, questo è il nuovo pass. E questa è la nuova macchina, la Outlaw, ovvero la fuorilegge. Poi abbiamo l'Hankhead, abbiamo questo qua che è abbastanza caruccio, la scia delle catene infuocate che, a mio parere, questa è meglio blu, comunque fa molto Ghost Rider. Poi vabbè, è il Dreamcatcher che è la chiappasogni.
varie livree, le macchine, le ruote di questo passo sono molto belle, anche questa barile esplosiva.